Ciao a tutti! Oggi prepareremo le brioche col tuppo. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti più 2 ore per la lievitazione. Gli ingredienti sono farina, burro, vanillina, sale, zucchero, essenza di brioche, lievito e latte. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il latte. Lo zucchero e il lievito. Andiamo a sciogliere il lievito per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Adesso uniamo la farina la vanillina e l'essenza di brioche. Andiamo a impastare a velocità spiga. 5 minuti a velocità spiga. Nel frattempo, dal foro del coperchio, andiamo a inserire il burro, un po' alla volta. Il nostro impasto è pronto, adesso lo lasciamo lievitare nel boccale per un'ora. Andiamo a formare le brioche. Andiamo a prendere un pezzo di impasto. Prendiamolo. E andiamo a formare la bocca. Un pezzo di impasto un po' più piccolo per formare il nostro tuppo. Schiacciamo e andiamo a infilare la nostra farina. La brioche è pronta. Dopo aver terminato di fare tutte le brioche, adesso andiamo a prendere un uovo e il latte e andiamo a spennellarle con adesso andiamo a riporre le nostre brioche all'interno di un forno spento per un'ora. Trascorsa un'ora andiamo a rispennellare nuovamente le brioche. Adesso andiamo ad infornare un forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Le nostre brioche sono pronte. Brioche col tuppo. Grazie e alla prossima ricetta.